Allora, tutti cari amici, sono Mario Balì, sono il fondatore del canale Assi e Bilancieri. Quest'oggi con un video un po' insolito, di solito non ne faccio, diciamo così, ma siccome in live, in diretta, mi chiedete spesso quali sono i miei orologi preferiti, gli orologi dei miei sogni, quest'oggi vi posterò i 5 orologi che sogno. Qualcuno vedrete a un prezzo più abbordabile, qualcuno purtroppo resterà probabilmente, anzi sicuramente, un sogno, però sognare non costa nulla e aiuta a vivere, aiuta ad andare avanti. Quindi iscrivetevi al canale, lasciatemi un like se il video vi piace e contattatemi per qualsiasi informazione al numero WhatsApp che vedete apparire qui sotto. Importante seguitemi anche sulla pagina Instagram, dove lì posto qualche lavoretto che faccio e l'orologio che mi accompagna durante la giornata. Come sempre lasciatemi un commento, sempre nel limite dell'educazione del garbo, cerco di rispondere a tutti, solo che ho una storia da raccontare, può essere raccontato. I 5 orologi che vi posto hanno per me un sapore ed una storia molto particolare che poi vi svelerò durante il video. Come sempre, iscrivetevi al canale, vi lascio il video dei miei 5 orologi dei sogni, a voi il video. Primo della lista è secondo me uno degli orologi più eleganti mai progettati, mai costruiti. Si tratta di un Piaget Protocol, primo modello partorito dalla casa all'inizio degli anni 70 e che nel design incarna quelle che erano proprio le linee degli anni 70. Sono stato rapito letteralmente da questo orologio all'inizio degli anni 90, quando l'ho visto in una vetrina di un'orologeria della mia città e mi ha colpito il suo design semplice, ultrapiatto e con questa carrure rigata. Il Piaget Protocol monta un movimento meccanico a carica manuale di manifattura Piaget naturalmente ed ha un design ultrapiatto. Molte versioni ne sono state costruite, tanto è vero che Piaget è andata avanti fino alla metà degli anni 2000 con la serie Protocol XXL, incredibilmente cresciuta nelle dimensioni. Devo essere sincero, fino alla serie XL, questo orologio mi piaceva molto. La serie XXL in pratica è una serie troppo, secondo me, troppo cresciuta nelle dimensioni, quindi che ha perso il suo appeal. Lo ritengo forse l'orologio di forma più elegante mai prodotto, poco diffuso. Le quotazioni di questo orologio che lo rendono più o meno possibile partono dai 2500 euro fino a finire ai 9000 euro per la versione XL che monta un movimento meccanico sia a carica manuale che disponibile anche automatico. È un orologio dall'estetica, secondo me, senza tempo, a cui è possibile abbinare qualsiasi tipo di cinturino. Sono state prodotte anche casse con carrure liscia che nulla tolgono a questo splendido ed elegantissimo orologio. Io prediligo la versione rigata perché mi lega di più al ricordo di quando l'ho visto per la prima volta in gioielleria. Davvero molto molto bello. Questo è uno dei sogni possibili. Oggi la difficoltà più che altro è nel reperirne un esemplare in buone condizioni, perché si tratta comunque di un orologio degli anni 70, quindi con circa 50 anni all'attivo, e un orologio che all'epoca veniva indossato molto perché negli anni 70 le persone avevano l'orologio elegante, l'orologio sportivo, magari avevano due o tre segnatempo, quindi è un orologio che in proporzione è stato sfruttato moltissimo. Però per me il Piaget Protocol in questa versione è di un'eleganza incredibile. Passiamo al secondo modello, Rolex 16753, il famoso GMT in versione acciaio oro, per molti anni snobbata perché considerata un vorrei ma non posso. Questo orologio ha una storia molto particolare. Avevo un conoscente che ogni tanto si faceva prestare qualche orologio da qualche amico e lo millantava come suo. E la cosa che mi colpì all'epoca, ero poco più di un ragazzo, è che questo orologio io chiesi se in effetti la maglia centrale era laminata, c'era un rivestimento in oro, e lui mi disse che erano proprio dei massetti in oro. Questo orologio al polso è di un fascino incredibile.
molto diffuso. Anche qui trovarne un esemplare con un bel bracciale stretto, come si dice in gergo, quindi non smagliato, è piuttosto difficile. Lo prediligo con vetro plexi, come questo esemplare che vedete nelle immagini. In questo caso sia la ghiera, sia la parte centrale del bracciale e sia la corona sono in oro giallo 18 carati, secondo le specifiche Rolex. Quello che mi ricordo con grande che custodisco come un bel ricordo è la parte sotto della scatoletta, che in questo caso si tratta del primo modello con la clasp, la scatoletta molto simile, anzi per non dire uguale, a quella dell'Oyster Perpetual Date Just, ed è un orologio che anche in questo caso trovarne un esemplare completo di scatola, garanzia, cosiddetti full set, non è più semplice come una volta, visto che questi esemplari in acciaio in oro che una volta venivano snobbati sono stati pesantemente e violentemente rivalutati. La quotazione per un orologio del genere in ordine varia tra i 9.500 euro e i 15.000 euro. Anche in questo caso questo tipo di orologi sono destinati a salire. Quello che mi emoziona molto quando vedo questo tipo di orologio è l'accostamento nero del quadrante e della ghiera e del giallo dell'oro, che secondo me è un accostamento cromatico incredibilmente sportivo ed elegante e senza tempo. Passiamo al numero 4 della lista dei miei sogni, e purtroppo o per fortuna c'è un altro Rolex Day Date, referenza 11-81-38. Quando io vi dico che il verde e l'oro si sposano benissimo, beh, in effetti devo essere onesto, ho copiato da questo orologio. Questo orologio, che è meno impegnativo di un Rolex Day Date Full Gold, un President o Super President, ma molto molto bello ed elegante. Secondo me l'accostamento verde-oro da parte di Rolex in questo caso è stato incredibile. Ed è una referenza che Rolex non produce più. Che cosa mi piace di questo orologio? Mi piace la sua semplicità, il suo design senza tempo. Il cinturino è in alligatore verde, con chiusura déployant in oro giallo 18 carati. Ho ammirato per tantissimi anni questo orologio, sul sito di Rolex, perché quando l'ho visto da vicino, in effetti le differenze tra il rendering presentato nella pubblicità e il modello dal vivo non c'erano molte differenze. Poi ho scoperto che in effetti le fotografie e le immagini prodotte sul sito Rolex le trae praticamente da orologi realmente disponibili, quindi non da effetti computerizzati oppure da fotoritocchi. Anche in questo caso questo orologio è diventato piuttosto raro, perché la maggior parte degli esemplari che venivano prodotti erano con il bracciale full gold. Non è tanto semplice da trovare, tant'è vero che le quotazioni sono in fortissima ascesa. Il bracciale, in questo caso il cinturino di questo esemplare, è un punto più scuro. Rolex lo dava in una punta di colore leggermente più chiara, ma comunque rimane un accostamento incredibile. Alcuni riflessi di questo quadrante a volte tendono a farle sembrare addirittura nero, ma vi assicuro che è di un verde intenso incredibile. E in questo Rolex, nell'accoppiamento dei colori, ci ha abituato davvero a delle combinazioni incredibili. Le quotazioni di questo orologio variano tra i 25 e i 35 mila euro. Molto bello. Bellissima anche la versione con quadrante cioccolata e il cinturino marrone, sempre stampa Caiman. Chiaramente, se potessi permettermelo, sceglierei questo in livrea verde, ma vi dico che quello lì color cioccolata non mi dispiacerebbe affatto. Passiamo al numero 4 della lista. Numero 4, Rolex Submariner Full Gold 1680, un orologio degli anni 70 in oro massiccio 18 carati. Anche in questo caso c'è una storia particolare legata a questo orologio. In pratica lo vide per la prima volta al polso di Thomas Millian in un film dove lui interpretava in effetti un criminale che aveva fatto fortuna. Mi colpì molto perché lui lo ostentava come simbolo di potere, simbolo di ricchezza, quello che poi oggi è diventata Rolex a tutti gli effetti, ma che all'epoca magari
non veniva vista soltanto come questa caratteristica di questo segnatempo. È un segnatempo piuttosto impegnativo da portare anche nelle quotazioni. Come al solito, l'accostamento nero-giallo mi fa letteralmente impazzire. Lo prediligo con vetro plexi come quello di questo esemplare, che è molto bello e bombato e ha delle quotazioni piuttosto interessanti, naturalmente sempre detto in maniera ironica. Le quotazioni per questo modello vanno dai 30.000 euro fino ai 38.000 euro, anche a superare. Ci sono alcune caratteristiche, alcune versioni molto rare che arrivano anche a sfiorare i 45.000 euro, però un modello abbastanza disponibile. Andiamo avanti con l'ultimo della serie. L'ultimo della serie è un altro orologio stupendo, un Patek Philippe Ellisse d'oro. Anche questo orologio è legato ad una storia. In pratica ero poco più che 19enne quando scrissi una lettera a Patek Philippe, e Patek Philippe, oltre a un libro con tutta la storia di Patek Philippe, mi inviò anche un catalogo dove veniva mostrato questo orologio tra i tanti orologi a disposizione. Il primo Patek Philippe Ellisse d'oro venne creato negli anni 70 e aveva la cosiddetta forma di proporzioni auree, cioè questa forma non rotonda e non quadrata, che in effetti rappresentava la perfezione, tanto è vero che Patek Philippe lo descrive come la forma che ha dato personalità, che ha dato immortalità a tantissime opere d'arte. Il primo modello è un modello manuale molto discreto e ultrapiatto e si trova con quotazioni oscillanti tra i 6.000 e i 9.000 euro. È un orologio stupendo, con naturalmente un calibro di manifattura e con il punzone del sigillo di Ginevra, quindi movimento che veniva certificato secondo quelle che erano le primissime impressioni di questa ente svizzera che certificava gli orologi. Questo appartiene ancora al vecchio corso. Il nuovo corso del Patek Philippe vede questo orologio cresciuto nelle dimensioni e con un movimento meccanico a carica automatica. Anche in questo caso il Patek Philippe Ellisse d'oro è disponibile in oro e anche nella versione in platino. Molto bella la versione in platino che adesso vedrete, e con quadrante blu, che è di un'eleganza incredibile. Anche questa versione in oro rosa e quadrante nero è meravigliosa, ed è rimasto un design ultrapiatto. Per conservare questo design ultrapiatto, Patek Philippe si serve di un movimento meccanico a carica automatica, naturalmente di manifattura, con micro rotore, e chiaramente in questo caso per la nuova produzione Patek Philippe sono disponibili soltanto movimenti marchiati con il punzone Patek Philippe. Poi magari qualche giorno parleremo di questa storia. In questo caso le quotazioni si aggirano intorno ai 35-45 mila euro a trovare. Amici, come avrete visto, forse tranne il Piaget Protocol, che comunque ha delle quotazioni importanti, gli altri rimarranno dei sogni, perché chiaramente hanno delle quotazioni fuori mercato, comunque fuori budget per quanto mi riguarda. Però mi piacerebbe un giorno poterli possedere. Qualcun altro, tipo il Rolex Submariner oro quadrante nero, è un orologio, diciamo, difficilmente portabile, impegnativo, ecco, proprio per la preziosità del pezzo. Però mi piacerebbe vivere in un contesto dove si possa esibire un orologio del genere senza avere paura, senza avere timori, chissà. E quindi se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi al canale, visto che lo state già facendo, siete in molti, le vostre iscrizioni aiutano la crescita del canale. Noto sempre che circa il 60% di chi guarda il video non è iscritto, non si paga nulla, non chiedo sostegni, fondi a nessuno, quindi iscrivetevi al canale. Io vi do appuntamento al prossimo video, solo che è una storia da raccontare, può essere raccontata. Avete visto, anche negli orologi dei miei sogni ci sono delle belle storie che mi appartengono. Ci vediamo al prossimo video, grazie, ciao a tutti.